Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo Scopriamo Insieme le creazioni in resina. Dunque, oggi non c'è un tema particolare, ho semplicemente preso alcuni stampi e li ho usati così come mi andava. Alcuni non li uso quasi mai, tipo questo l'ho usato credo una volta. Questo anche perché l'avevo fatto io, non è che fosse un granché, ma ci ho riprovato. E niente, adesso vediamo un attimino di tirar fuori tutto quanto. Allora, partiamo da questo perché sono veramente curiosa, ragazzi, appunto perché ci ho messo un po' a farlo e ho paura che non sia venuto molto bene perché, come dicevo, questo stampo l'ho fatto io e non è esattamente lo stampo migliore del mondo. Ebbene, proviamo a vedere. Ma dai! Ma è veramente carino! Vabbè, a parte qua che devo limare qualche eccesso, ma... Allora, lo limo subito perché mi distrae, devo essere sincera. Quindi usiamo questo cosino troppo comodo. Ok, cioè, dai, è veramente molto carino. Mi sa che ho invertito il verde e il giallo, ma questi sono dettagli. Dovevano essere al contrario, però è veramente carino. Sono davvero soddisfatta del risultato. Ma non mi è venuto male sto stampo, ma oh, ok, cercherò di ricordarmene da ora in poi. Sono veramente soddisfatta, è opaco. E devo dire che non mi dispiace per niente il fatto che sia opaco. Mi piace, sono davvero contenta. Bene, bene, bene. Poi, questo stampo in realtà non ha un... Cioè, è semplicemente uno stampo fondo... E quando ho visto la forma ho detto, ah, questo è perfetto per il Petri Dish, quindi ho usato l'effetto Petri Dish. Oh mio Dio, ma che meraviglia. Ragazzi, adoro. Ma mi piace tantissimo, è venuto perfettamente ed è anche rimasto perfettamente metà viola e metà verde. Di solito si mescolano davvero troppo i colori con questo effetto, ma stavolta è bellissimo. Questa luce non aiuta per niente. Devo cambiare luce, ragazzi. Molto, molto, molto bello. Yes. Oh ragazzi, cioè sta andando troppo bene. Non ho fatto troppe creazioni oggi, però mi ci sono messa l'impegno, quindi spero che siano venute tutte così bene. A questo proposito, ho usato questo pigmento meraviglioso, che quello è uno di quelli che fa riflessi diversi a seconda di come lo si guarda. Ho fatto anche un video dello stampo pieno di pigmento ieri su Instagram. Vediamo com'è venuta. No vabbè ragazzi, oddio. Quanto amo questi pigmenti alla follia. Cioè guardate, così sembra verde. Così sembra viola. Cioè, guardatelo, è pazzesco. Questi pigmenti sono qualcosa di sensazionale. A Gea Creation ne devono arrivare tanti di questi, quindi ne farò tipo una bella scorpacciata, non vedo l'ora. Sono meravigliosi davvero, questa foglia è stupenda. Oh sì. Ragazzi, sta andando tutto così bene, sono commossa. E mo le altre faranno tutte schifo. Probabilmente questa farà schifo, perché? Perché ho detto questa è una fragola. Invece di farla dei soliti colori, che la fragola, cioè verde e rosso, ho pensato un attimino come poterlo fare. Ho pensato, verde e rosso sono colori complementari, quindi usiamo altri colori complementari, che sono questo violetto e il giallo. Vediamo com'è venuta. Ma diciamo che è particolare, senz'altro. Ci sono eccessi di smalto, ok? È particolare, di certo non è realistica, però ma devo dire che non è male. I colori in effetti stanno abbastanza bene insieme. Quindi, madonna quanti pezzi di smalto che ho in giro, quindi non mi dispiace nemmeno questa in realtà. Non è magari la fragola più bella del mondo, però è una cosa strana e devo dire che ci sta. Poi vabbè, sto stampo è bellissimo, è strarealistico, sembra una fragola vera. Sì, vabbè, magari non per il colore, speriamo di non trovare delle fragole di questo colore che possono essere un po' inquietanti, ma abbastanza carina, devo solo dare una ritoccatina allo smalto. Ragazzi, molto bene, stiamo proseguendo molto bene. Questo qui in realtà è molto semplice, ho usato il colore oro, perché volevo provare a farlo come se fosse proprio un, visto che questo è un ciondolo, vedete che ha il coso per il ciondolo, volevo farlo proprio come fosse un ciondolo d'oro e non è molto realistico questo oro, perché non ho usato il pigmento super realistico che uso di solito, che non so dove ho messo tra l'altro, però vediamo com'è venuto. Eccolo qui, ma diciamo che non sembra di oro vero, ecco. Però l'idea del ciondolo d'oro, cioè, che dite? È un cerbiattino comunque. E sì, questo è molto molto semplice. Ma ha dei fiori? Ci sono sopra dei fiori? Ma non me ne ero mai accorta! Avrei potuto colorarli, non li avevo mai visti, anche perché sto stampo l'ho usato tipo una volta. Ok, buono a sapersi, la prossima volta cercherò di ricordarmene. Poi questi due qua ogni tanto li faccio. Anche questi li ho fatti con i Petri Dish. Questo ho voluto provare l'effetto tramonto e da dietro non sembra male, vedremo da davanti. Qui invece ho usato l'oro e l'argento, che di solito sono quelli che vengono peggio con questo effetto, quindi vedremo come saranno venuti. Oh madre, ma è bellissimo!
Niente, da quando ho cominciato a mettere pigmento molto più abbondante, l'effetto petrilisce viene molto meglio, devo dire, è bellissimo. Ok, devo dire che da davanti non sembra effetto tramonto, da dietro sì, magari, ma da davanti no. Però è comunque molto, molto, molto bello. Bellissimo, ragazzi. Questo effetto lo uso da un po' oramai, ma non mi stanca mai, non c'è niente da fare, è molto, molto bello. Ora, calma. Oro e argento. Vediamo, ragazzi. Ma è bellissima anche questa, ma cosa è successo oggi? È bellissimo. Allora, l'oro si vede proprio che oro, sono proprio macchie dorate. L'argento sembra un pochino grigio, sì. Però, cioè, non lo so, sembra grigio o si vede che è argento, non saprei dirlo. Anche da dietro non si vede molto, però devo dire che è veramente bello. Non mi dispiace anche questo neanche un po', è proprio carino. Sono un sacco soddisfatta, ragazzi. Oggi proprio è la mia giornata. Dai, vado a giocare a Superenalotto adesso. Allora, questo stampo qui, che ho usato tipo appunto solo una volta, ha vari dolcetti e un orsetto. Ora che ci penso, perché? Perché ci sono dei dolci e un orsetto? Non lo so. Quindi tiriamo fuori l'orsetto che non c'entra una bella cippalippa. Eccolo qua. Molto semplice, non penso che possa essere considerato un orsetto gommoso, nonostante potrebbe aver senso perché la forma non ci assomiglia neanche un po'. Però, qui niente, è questo qui, guardate quanto è lucido, mamma mia, lucidissimo. Ed è molto carino, mi è venuto anche abbastanza bene il colore, in effetti. Quindi anche questo è molto carino, guardate quanto è lucido, madonna, ma saranno tutte così lucide, queste creazioni stupende. Tiriamo fuori la caramella, questa è abbastanza basic, non ci ho fatto molto, anche perché non sapevo bene come farlo, visto che, boh. Cioè, avrei dovuto tipo colorare la striscia in mezzo gigante, non lo so. Eccola qui, è una caramella viola con dei brillantini. Viola, molto semplice in realtà. Vabbè, questa proprio niente di che. Poi ho fatto la barretta di cioccolato bianco stavolta. Molto carina, anche questa molto semplice. Anche questa super lucida. Ma cioè, sono così lucide, ragazzi, che sembrano tipo di plastica comprata più che di resina. Questo stampo è veramente fatto bene, in effetti. E poi l'ho usato poco, quindi di certo non si è consumato ed è ancora super lucido. Allora, questi tre cupcake. Ci ho messo un po' a colorarli e ho veramente paura che siano venuti male. Io parto da questo perché è quello per cui mi preoccupa di più il colore. Beh, no, in realtà è venuto bene. Non mi sembrava coprente questo colore quando l'ho colorato, e invece sì. A parte che ci sono un po' di macchie, non ho capito perché, ma per il resto è venuto molto bene, direi perfetto. E poi sì, questa cosa che sono così lucide, sembrano, non sembrano fatte a mano, non lo so perché. Mi urtano un po' questi puntini neri, ma vabbè, a parte quello è venuta veramente bene. Quindi ottimo. Questo qui secondo me è il più carino. Oh sì, adoro! Come vedete è bianco con i colori che mi piacciono tanto, verde, acqua e rosa. E la base azzurrilla, che meraviglia. Forse potevo colorarli in modo diverso, cioè c'è proprio una striscia in mezzo verde e i lati rosa. Questo potevo fare meglio, ma a parte questo è veramente molto molto carino. Mi piace questa forma con gli sprinkles. Poi si era staccato il video perché avevo la memoria piena, non mi era mai successo con il cellulare, ok? Dicevo, è simile al primo perché la forma è quella, è sempre la stessa, come vedete. Potevo farli uguali e attaccarli. No, non sarebbe venuto molto pari, sarebbe stato un po' ovale, vabbè. Ed è simile al primo anche perché anche questo ha qualche puntino nero. Ma vabbè, ah, questo sì che non si è colorato troppo bene. Ma scusate, io vedo dei riflessi gialli, ma perché? Non hanno senso. Vabbè, comunque è molto carino anche questo, adoro questo azzurrino un po' pastello, un po' confettoso. Molto molto bellino. Ecco, accanto a questo cupcake si vede che le unghie sono grigie e non azzurre. Carino. Tiriamo fuori il biscottino, qua sotto c'è il servizio da tè e qua c'è il biscottino Madoiccia, guardatelo. Guardate quanto è lucido, ditemi se non sembra tipo, non so, un giocattolo a forma di biscotto, proprio fatto in plastica, non fatto a mano. Ma adoro tantissimo questo stampo, ragazzi, perché non lo uso più spesso, questo biscotto mi piace da morire, veramente molto 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 bello. E vediamo come è venuto il servizio da tè. In teoria questo non è bianco, dovrebbe essere un azzurrino. Forse così si vede un minimo, minimo di differenza, ma l'ho fatto veramente chiaro come azzurro. Tiriamo fuori la tazzina, ti prego, esci. Oh, carina! Sì, potevo usare un colore più bello di questo viola un po' smorto. Si vede che è azzurro, vero? Spero che si veda, sì, così si vede abbastanza. E ovviamente con gli stessi colori ho abbinato la teiera. E
Ed eccole qua, oddio, sono carinissime. No, sul serio, ragazzi, la messa a fuoco ha sempre funzionato da Dio sul cellulare. Qual è il problema oggi? Ok, ora funziona. Molto carine. Sì, però non devo più usare questo viola per fare dei fiori. Che tristezza, è un viola veramente triste. Ragazzi, allora, io devo dire che sono veramente un sacco soddisfatta. Non mi succedeva di essere così soddisfatta per delle creazioni da un sacco di tempo, perché nonostante non siano magari nulla di particolarmente esaltante, mi sono venute praticamente tutte bene. Cioè, sono veramente contenta. Quindi ragazzi, fatemi sapere qual è la vostra preferita, giusto? La mia preferita. Non lo so, sono davvero indecisa, mi piacciono tutte. Potrebbe essere una di queste tre, forse? Non lo so. Però niente, sono davvero molto molto soddisfatta, ragazzi. Spero che piacciano anche a voi e noi ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao!